Nella mia presentazione di oggi ho parlato dei difetti ossei della glena. Sappiamo già da anni che è un argomento molto molto importante perché è la causa maggiore delle lussazioni recidivanti, soprattutto nei pazienti giovani. Contiamo questi problemi ed è importante soprattutto nella diagnostica di trovare questi difetti ossei. E al tempo d'oggi sappiamo che la TAC è il metodo più preciso per trovare e poi anche per quantificare questi difetti ossei. Una volta trovato questo difetto osseo, poi si può misurare esattamente la grandezza dell'effetto e poi decidere come andare avanti. Normalmente i difetti ossei sono importanti, vuol dire che senza un intervento il problema non può essere trattato in modo conservativo. Vuol dire che alla fine si deve fare una cosiddetta bone augmentation, così il difetto osseo va trattato chirurgicamente con innesto osseo.